Ciao ragazze, bentornate in un nuovo video. Allora, è già sera, oggi iniziamo il vlog di sera perché mi è arrivata la Dear Gusta Box e quindi non potevo non filmare perché sono troppo curiosa di aprirla e quindi l'apriremo insieme adesso. Tra l'altro sono dovuta scendere perché ho dovuto accompagnare Alessia che ha le prove del teatro. L'ho solo aperto per sbirciare ma non ho tirato fuori niente. Comunque, come potete vedere, ho fatto una piccola spesa perché voglio fare la crema di caffè, insomma, queste cose un po' più estive. Comunque, stavo dicendo che... Cri? Aspettate. Cri? Christian? Che era questo rumore? Perché non sali? No. Ok. Gioca sotto a pallone, c'è mio marito in giardino. Comunque, stavo dicendo... Ho dovuto accompagnare Alessa perché finalmente mercoledì mi sembra faranno finalmente il teatro, che era stato rinviato per via del maltempo prima della chiusura della scuola, e quindi oggi devono fare le prove fino a non so che ora. Sono lì già dalle 6:30, sono già le 8:20, quindi non ho idea di a che ora termineranno. E niente, comunque, solite cose. Poi mi sono fermata in sanitaria perché ho comprato il sediolone, insomma, il rialzino per Crista, perché ormai nel sediolone quello là dei piccoli ci va proprio stretto. Poi tre bambini dietro, cioè due ragazze e un bambino, stanno veramente stretti nonostante la nostra macchina è bella grande. E quindi ho dovuto cambiare. Ah, ecco cos'è il rumore. La borsa che ha toccato qua. Comunque mi sono fermato al negozio dove costa tutto sui 5 euro, cose economiche. Ho comprato queste ciabattine così. Allora, Noemi non usa le ciabattine, però ora con l'avvicinarsi delle vacanze ho detto: mamma, io solo scarpe da ginnastica e sandaletti li devo comprare, buoni. Poi li usa veramente pochissimo e ha voluto questa ciabattina. Guardate che carina. Così da mettere con un vestitino, anche perché lei ha un vestitino arancione, poi comunque va su tutto. E poi alle medie ho preso il caffè solubile, caffè solubile, panna, cose che serviranno appunto per fare la crema al caffè. E niente, però non so se la farò oggi perché già è tardi. Tra l'altro ho comprato anche le uova, mi è caduto un uovo, quindi mi sono dovuta mettere di nuovo a pulire. E niente, Noemi invece è rimasta a casa di un'amichetta, quindi io qua le prese con i fornelli, forno più che fornelli perché stasera farò il pollo. E niente, adesso vi metto qui al solito posto, così vado ad aprire la mia degusta box e l'apriamo insieme. Io ho soltanto scartato prima di uscire perché sapete la curiosità è troppa, perché non si sa mai che cosa arriva. E quindi accendo anche un po' la cappa perché c'è il forno. Che grida, chiama il padre, almeno che si capisce. Comunque ragazze, sempre bella, si presenta benissimo come sempre. Mi sono graffiata col cartone. E niente, qui ci sono tutte le brochure con tutte le cosine che escono e adesso andiamo a vederle insieme. Vedete? Allora, l'interno è così. Ho già sbirciato, devo dire che ci sono cose sfiziose, tipo partiamo subito dall'estate. Questo qua, il classico estate al tè verde, non so se sia una novità, comunque senza glutine, 100% riciclabile, insomma, vabbè, la bottiglina di tè. Qui imbustato, queste protezioni che scoppiettano, c'è una birra, è una birra non tedesca però, vediamo, sono curiosa, e questa qui praticamente costa 2,99 euro. Ed è una birra trappista bianca prodotta dall'azienda Koenigshoven in Olanda. È una birra olandese, vabbè. Comunque, da provare, mettiamo al fresco e vedremo. All'interno c'è uscita un'altra confezione bella protetta della linea dell'Amo Essere Bio, quindi dell'Eurospin. E questa qui è una bevanda al lime e zenzero. Questa qua viene pubblico 2,29 euro. Quindi queste qua adesso le vado a mettere al fresco e poi le proveremo. Come bibite, c'è un'altra cosa che bibita, sarebbe questo qui che è già uscito, mi sembra nella scorsa degusta box, ma era la vaniglia, questa volta il caffè. Sono proteine, insomma, cioè bevande proteiche, quindi questa. Anche questa costa 3,09 euro al pubblico. Poi è uscita, io non l'ho mai vista, credo che è infatti novità,
sono della linea Core, dell'olio d'oliva Core, e sono queste gallette sfoglie cotte al forno con farina di fagiole, di grano saraceno e inulina. Insomma, sono ricche di fibre e fonte di proteine, queste qua. Queste qui vengono 2,49 euro. Io non le ho mai viste. Ci sono in tre varianti. Questa qui, appunto, che sono farina di fagioli, poi ci sono altre che non riesco a leggere, ragazze, perché è veramente troppo piccola. Poi sono uscite due confezioni di Golia alle erbe alpine da Svizzerotta. Giustamente si sono ricordati di mandarmele le Golia. No, quelle sono le Ricola, ma che dico? Mi sono confusa. Vabbè, Ricola, vabbè, queste sono Golia alle erbe e vitamina C e tè verde. Due pacchettini da mettere in macchina, sempre comode. Sotto vedo che c'è anche questo, come si chiamano, barrette ai semi di chia, fruttella, proteine, albicocca, mai sentito, interessante devo dire questo prodotto, da provare, ovviamente me lo proverò io. Poi sono uscite ovviamente come ogni mese come si chiamano, il pan carré della linea della Morato. Queste qui sono tutto ricco di proteine, questa box di luglio è tutto proteico, quindi anche qua proteine e fibre, mai visto, credo che sia una novità anche questa. Questa qui viene a 2,49 euro, pane da sandwich proteico. Poi ultime due cosine, i cornetti con farina integrale della Bauli, questi qua alla vaniglia, al miele, croissant al miele. Queste qui non sono novità, semplicemente però sono 100% farina integrale e oggi non riesco a parlare, abbiate pazienza, e vengono 2,79 euro. Poi, ultima cosina, questi sono buonissimi, sono i McVitie's, della McVitie's, i Digestive. Vabbè, questo qua è il classico biscottino, anche per fare le cheesecake, buonissimo, e questo qua viene 1,99 euro. Quindi questa era la nostra box di luglio, sta arrivando Kristen. Io ora metto via tutto, non vedevo l'ora di aprirla, quindi ho detto facciamo un video, siamo un po' in compagnia, adesso metto via tutte le cosine che ho comprato e mi concentro sulla cena. Allora ragazze, adesso andiamo a fare la crema di caffè. Ci serve una bottiglia vuota, questa qua da 2 litri, 150 g di zucchero, 100 ml di latte, mezzo litro di panna da montare e 3 cucchiai di caffè solubile.
devi fare? Ragazze, vi mostro cosa abbiamo comprato al centro commerciale. Ci siamo fermati a fare un po' di shopping dopo il mare. Comunque, da Tezenes mi sono comprata questo pigiamino in satin, devo dire carinissimo. Il pezzo di sotto veniva 9,99, mentre la canotta qui è molto carino, questo colore. Mi sembra veniva 12,99, vediamo un po'. Mi sembra di sì, devo dire che è molto molto carina, eh. C'era anche color panna, però già ce l'ho e quindi me lo sono presa di questo colore qui. Comunque, il cartellino dove sta? Non lo riesco a trovare. Dov'è? Eccolo qua. Comunque veniva, sì, 12,99. Questo, poi le ragazze, vabbè, hanno preso dei costumi che già ho messo via a lavare perché l'hanno provati. Da Cisalfa, mio marito e Cristian hanno fatto un po' di shopping. Tra l'altro con la tessera club c'era un sacco di offerte, insomma, davano dei buoni sconti. E quindi mio marito ha preso questa maglia qui, molto molto carina, sportiva. I prezzi dove stanno? Vabbè, erano in saldo. Poi ha preso anche questa polo qua della Levi's, tutto scontato al 30, quindi ottimo prezzo. E poi ha preso anche, vedete com'è carina? Comunque molto carina questa maglietta, devo dire, questa polo, non maglietta. Comunque ha preso un'altra maglietta sempre più sportiva, questa qua della Timberland, questa volta in blu. Stranamente lui prende sempre blu, verde, bianco, mai nero, ed è strano che ha preso il nero. Vabbè, ogni tanto cambiamo. Poi Christian e mio marito hanno preso lo stesso costume, questo qua verde militare, devo dire molto carino. E appunto questo qua è di mio marito e poi c'è anche questo qua di Christian. Vedete, identico, troppo bellini, devo dire. Questi qua poi venivano in super offerta tipo 15-16 euro, veramente pochissimo, quindi questo. Poi da Alcott le ragazze anche qui si sono dimenticate di prenderle perché altrimenti non ve li potevo mostrare. Comunque questo vestitino l'ha preso Noemi, molto molto carino e semplice. Poi per Christian abbiamo preso i calzini e questa era la spesa.